una vera e propria organizzazione criminale. L'operazione Viribus Unitis, che ha visto insieme polizia e guardia di finanza di Chieti, ha smantellato il gruppo criminale facente capo a Mauro Mattucci. 21 persone denunciate, 3 arrestati oltre a Mattucci, 2 uomini considerati braccio e mente, Giuliano Capurri e Antonio Gentile. 5 persone invece finite agli arresti domiciliari e 13 denunciati a piede libero, oltre all'interdizione di 2 figure indispensabili ai fini criminali. Si tratta di 2 commercialisti, Antonio Cristofanelli e Lara Martini. Praticamente loro entravano in società, in imprese già in crisi, e li svuotavano dei loro beni, occultandone le scritture contabili e destinandole quindi al fallimento. Poi venivano trasferite, tramite anche l'aiuto chiaramente di alcuni commercialisti, all'estero, intestando a loro prestanomi, e così anche tramite le emissioni di fatture per operazioni insistenti si sono creati dei crediti d'imposta, arrivando a frodare il fisco per circa 6 milioni di euro. Un sistema ben congegnato che ha permesso al Mattucci un'evasione che supera i 6 milioni di euro, con un totale di fatture false che ammontano a 13 milioni di euro. In Italia purtroppo chi froda il fisco non viene ancora considerato come un criminale in tutti i sensi, quanto invece lo è, assolutamente, perché frodare lo Stato significa frodare la collettività, tutti quanti noi. In questo momento particolare di crisi, secondo me, le sanzioni vigenti andrebbero applicate nella loro integrità. Le persone denunciate dalla Procura della Repubblica di Chieti dovranno rispondere a vario titolo del reato associativo finalizzato alla frode fiscale e bancarotta fraudolenta per distrazione. Inoltre è stato disposto il sequestro preventivo per equivalente fino alla concorrenza dell'ammontare dell'imposta evasa di 43 rapporti bancari e 48 unità immobiliari riconducibili a società e persone indagate, tra le quali la villa di proprietà di Mauro Mattucci. Si parla in alcuni casi di imprenditori che sono stati minacciati, è stata usata anche violenza. C'è stata una capacità intimidatoria sicuramente. Tra le società finite nell'operazione delle forze dell'ordine anche un noto locale del pescarese, il Tortuga, che non verrà però chiuso per evitare la perdita dei posti di lavoro. È stato infatti nominato un amministratore controllato. Abbiamo sequestrato diversi conti correnti, decine di conti correnti, sia intestati a persone fisiche che a società, e decine di immobili sono stati sequestrati, compreso anche un appunto stabilimento del Tortuga, che comprende appunto stabilimento balneare con un locale di intrattenimento notturno e il ristorante connesso.